In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. I padri del deserto, grandi maestri spirituali dei primi secoli, sostenevano che non può esserci preghiera senza vigilanza del cuore. La vigilanza a sua volta Va a braccetto con l'attenzione. Sono due atteggiamenti profondamente legati fra loro. L'attenzione è l'opposto della superficialità e della distrazione, perché dice la capacità di fissare lo sguardo su ciò che è essenziale e verso di esso restare in tensione. E l'attesa, l'attendere in latino significa tendere, essere teso verso. La vigilanza poi è la custodia dell'attenzione. Non si può essere attenti se si è appesantiti, assonnati, se manca una sobrietà di cuore e di mente. In senso stretto la vigilanza è l'atteggiamento di un'anima ben sveglia, presente a se stessa, circospetta e attenta a non lasciarsi sorprendere dall'avversario demoniaco che cerca di introdursi nella mente e nel cuore. A un fratello illuso della tranquillità del suo cuore, un anziano monaco rispose che solo un cuore vigilante rende possibile un discernimento della lotta. Il fratello continuava a dirgli, io non vedo lotte nel mio cuore. L'anziano gli rispose, tu sei un edificio aperto da tutti i lati, chiunque entra da te ne esce a proprio piacimento e tu non sai ciò che accade. Se tu avessi una porta, se tu la chiudessi, ed impedisse i cattivi pensieri di entrare, allora li vedresti fermi all'esterno e combattere contro di te. È richiesta nella spiritualità del deserto la porta della vigilanza per impedire ai sensi e al corpo di cadere nei lacci del nemico. Ma guardate, anche oggi la psicologia, ad esempio, ci indirizza verso la medesima strada. Qualsiasi psicologo sostiene che l'uso sregolato e maldestro dello smartphone disturba l'equilibrio mentale dei ragazzi e riduce attenzione e capacità di concentrazione. E sapete perché? Perché nel web non ci sono cornici, non c'è confine tra una cosa e l'altra, tutto continua in tutto. E invece c'è bisogno di distinguere, di separare, di ordinare, di avere porte, finestre. Quindi oggi come allora è necessaria la vigilanza e l'attenzione. Sapete in greco attenzione si dice prosoche e preghiera proseuche. Pensate come si somigliano. Non per questi. I padri dicevano che l'attenzione è madre della preghiera. Ora tornando al Vangelo e concludendo, il servo è beatificato da Gesù proprio per questa capacità di vigilanza e attenzione. È sveglio e integro. Subito allora aprirà il padrone che torna nel mezzo della notte. E noi invece siamo così svegli?